Lo sapevate che The Sims, uno dei più grandi bestseller videoludici per PC di tutti i tempi, nacque come un progetto secondario del creatore di SimCity, Will Wright, e rischiava addirittura di non essere pubblicato. Dopo aver passato del tempo con la neonata figlia, Will Wright cominciò a sviluppare il concept di un simulatore di comportamento della famiglia moderna. Quando l'idea fu presentata alle alte sfere della Maxis, venne schifata. Il direttore Jeff Brown disse: «Il consiglio ha esaminato The Sims e ha detto: ma che roba è? Vuole fare una casa di bambole interattiva? Quel tizio è fuori di testa!» Sembrava una scommessa persa, si credeva che un simile gioco non avesse alcun pubblico nel mercato videoludico. Ma dopo il successo di SimCity 3000, Wright spinse per vedere il gioco realizzato e alla fine l'idea fu approvata. The Sims venne lanciato per PC nel febbraio del 2000 e in poco tempo divenne il gioco per PC più venduto della storia. Rimase in vetta alla classifica dei giochi più venduti per 4 anni e mezzo, cioè fino all'uscita di The Sims 2, che vendette circa 20 milioni di copie, 4 milioni in più rispetto al predecessore. Si dice che alcune meccaniche di The Sims vennero in mente a Will Wright dopo che casa sua andò a fuoco. Wright disse che l'esperienza cruciale lo costrinse a guardare la sua casa da diverse prospettive. Cominciò a pensare di ricostruirla da zero e a come distribuire gli oggetti per decorare gli interni. Questa esperienza fece maturare in lui l'idea di un gioco dove si creano luoghi e si simula la vita degli individui che li abitano. Infatti il gioco partì come un simulatore di architettura e i Sims erano presenti solo per valutare le tue creazioni. Più tardi si capì che i Sims stessi erano molto più interessanti di quanto si immaginasse e il loro ruolo nel gioco fu esteso. Molti dei bisogni e delle necessità dei Sims furono sviluppati dopo aver condotto degli studi comportamentali su vere famiglie. I Sims parlano anche una lingua inventata chiamata Simlish, che è basata su lingue realmente esistenti. Durante lo sviluppo, Will Wright sentì che i Sims necessitavano di voci per esprimere emozioni e stabilire un contatto col giocatore. Ma usare una vera lingua sarebbe stato troppo ripetitivo e la traduzione troppo costosa. Quindi, il team di sviluppo cominciò a lavorare ad una lingua scritta e inventata, ottenuta fondendo l'alfabeto e l'aspetto di 8 lingue differenti. La versione parlata del Simlish invece è senza senso e fu tutta improvvisata in sala di registrazione. A dirla tutta, gli sviluppatori assunsero doppiatori particolarmente capaci a dire frasi senza senso nei provini. Poco dopo il lancio di The Sims 2, l'attivista antivideogiochi Jack Thompson accusò il gioco di mostrare contenuti adulti ed espliciti ai minori. Thompson asseriva che il gioco includeva nudità dettagliate dietro alla censura che compare sui Sims quando usano una doccia o il bagno. Il direttore esecutivo dell'Electronic Arts, Jeff Brown, negò tutto e respinse le accuse. Disse che era impossibile rimuovere la censura e che se anche qualcuno ci fosse riuscito, l'anatomia dei Sims era come quella di una bambola, non di un essere umano. È vero che i Sims non mostrano alcun dettaglio sessualmente esplicito, ma non è vero che è impossibile rimuovere la censura. La prima edizione di The Sims 2 includeva un semplice trucco per disattivarla. È possibile che Jeff Brown non sapesse nulla di tutto ciò. In ogni caso, nell'espansione The Sims 2 University, che uscì poco dopo le discussioni, fu inserita una patch per rimuovere questo trucco. Più tardi fu rivelato dalla EA che la rimozione del cheat era collegata alle controversie della censura. Le condizioni atmosferiche dovevano essere incluse nella prima release di The Sims 2. Uno dei primi trailer mostra una ragazza in una jacuzzi che viene colpita da un fulmine durante un temporale, ma non c'è traccia di pioggia in tutto il gioco. Variazioni atmosferiche non furono implementate fino a 5 anni dopo l'uscita di quel trailer, con The Sims 2 Seasons. Secondo uno dei siti fan della serie, quasi tutti i dati di sviluppo furono persi in un incendio nella sala server degli uffici della EA. A causa dell'incendio si dovette ricreare tutto quasi da zero, e sembra sia per questo che molti elementi grafici presenti in The Sims 2 sembrano peggiori rispetto a quanto visto nella versione beta. Gli sviluppatori furono costretti a ricominciare da capo e a rifare tutto in gran fretta. In uno dei trailer di The Sims 2 si possono anche vedere tre veicoli uno in fila all'altro, uno dei quali è una spider gialla. I veicoli furono resi guidabili da personaggi giocanti solo con l'uscita di The Sims 2 Nightlife. Ma anche se le auto viste nel trailer non erano utilizzabili, tutte le vetture comparivano, usate da personaggi non giocanti, tutte quante, tranne la spider gialla. Si dovette aspettare The Sims 2 Nightlife per poter vedere, comprare e usare la spider. Questo potrebbe collegarsi a ciò che alcuni sospettano. Le macchine utilizzabili dovevano far parte di The Sims 2, ma furono rimosse. Questi sospetti sono solo una teoria, ma potrebbero in qualche modo ricollegarsi all'incendio della sala server. In tutta la serie, The Sims ha ospitato numerosi segreti ed easter eggs molto interessanti.
Quando si viaggia nel tempo nell'espansione Ambitions di The Sims 3, c'è un riferimento a Mass Effect quando il tuo Sim si trova in mezzo ad una folla in delirio per un certo Shepard, che pare abbia appena salvato la galassia da un'antica minaccia di Vim meccanica. C'è anche un riferimento a Red Faction Guerriglia quando il tuo Sim protesta per maggiori diritti per le minoranze di Marte, per poi venire attaccato e quasi arrestato dalla polizia terrestre. C'è persino un riferimento a Dragon Age Origins quando torni indietro nel tempo. Viaggiando per i tunnel, il tuo Sim può essere salvato da un custode che ti aiuta a ritrovare la giusta via. Custode è come tutti chiamano il personaggio del giocatore in Dragon Age Origins. Per questa volta è tutto, ma torneremo presto con altri ID di uno gaming Ita. Quindi iscrivetevi al canale, visitate il canale originale e per altre curiosità dal mondo videoludico visitate il sito didiunogaming.com. Secondo uno dei siti fan della serie, quasi tutti i dati di sviluppo le condizioni atmosferiche, la prima edizione di The Sims, e i Sims erano presenti solo per vatulare le tue preazioni. I veicoli furono re... Madonna, non ce la faccio più.